Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Vespertini vi parla di un film che non ho visto fino a questo mese. Il carissimo X-Men Apocalisse, che segna momentaneamente la fine, l'arresto della saga degli X-Men. Film del maggio 2016, quindi un mese dopo Capitan America 3, guerra civile, e 2 mesi dopo Batman contro Superman, l'alba della giustizia. Praticamente Hollywood, la carissima America, fra l'inverno e l'estate, e la primavera, scusate, ci ha bombardato con 3 film di supereroi che nella fattispecie ci mostravano 3 conflitti. Abbiamo Batman contro Superman, dove 2 titani si scontrano per i propri ideali, per poi scoprire che i propri ideali non sono così tanto distanti e diversi. Abbiamo Capitan America Civil War, che potremmo anche definire Iron Man contro Capitan America, Iron Man 4, dove il ligio e il diritto Steve Rogers si scontra col beffardo e arrogante Tony Stark, che però per la prima volta in vita sua vuole cercare di fare la cosa giusta. Mentre Steve, venendo dalla Seconda Guerra Mondiale, crede che a volte disobbedire sia fare la cosa giusta. E adesso, cioè un mese dopo, ci avrebbero fatto vedere X-Men Apocalisse, dove ci viene mostrato un nemico storico della Marvel, ma nella fattispecie degli X-Men, che sarebbe appunto chiamato solo Apocalisse. Questo essere dalle sembianze aliene, blu-viola, le cui capacità nel videogioco, ma ovviamente anche nel fumetto, sono di cambiare dimensione, perché Apocalisse può diventare anche gigante. E nel film ci viene mostrata, seppur in maniera molto tranquilla, questa capacità. Il film, uscito a maggio, è diretto di nuovo da Bryan Singer, perché non era Singer come le macchine da cucire dei nonni, Bryan Singer, che ha fatto una serie di film, fra cui I Soliti Sospetti, X-Men 1, X-Men 2, Superman Returns, Valkyrie, X-Men First Class 2011, X-Men Giorni di un futuro passato 2014, e ovviamente X-Men Apocalisse. Quindi Bryan Singer è diventato famoso soprattutto per gli ultimi X-Men. Bryan Singer non fa cazzate, e se ne fa, magari ne fa poche, perché comunque Valkyrie, il film con Tom Cruise, e X-Men First Class, Giorni di un futuro passato e Apocalisse mi bastano per dargli la nomina di buon regista, mi bastano. Lo screenplay è di Simon Kinberg, che ha fatto il secondo XXX, Mr. e Mrs. Smith, X-Men Last Stand, cioè il 3 del 2006, Jumper, quella cacata allucinante con Hayden Christensen, e forse fu quel film a tagliare le gambe a quest'attore. Sherlock Holmes del 2009. Ricordo, ragazzi, che lo screenplay sarebbe il modo in cui il film viene messo su pellicola, non è la storia, è l'adattamento cinematografico. X-Men First Class, Abraham Lincoln e il cacciatore di vampiri, non l'ho mai visto questo film. Elysium del 2013, Cinderella, Chappie, Chappie sarebbe Human Droid, Mandoroid, sì, quello con Hugh Jackman, giusto? Sì. Fantastici 4, quello che è stato mazzuriato al massimo, The Martian, sempre con Matt Damon, Deadpool, X-Men Apocalisse e Simon Kinberg sta lavorando a Logan, ma la storia di fatto è stata scritta sempre da Simon Kinberg, da Bryan Singer, da Michael Dougherty e da Dan Harris, quindi una storia scritta da 4 persone. Michael Dougherty ha fatto il secondo X-Men, Superman Returns, il Krampus, non l'ho mai visto ma me lo vorrei vedere, cazzo, è vero! Uscì a Natale 2015, è vero, il Krampus, se non me lo sono visto, cazzo. X-Men Apocalisse, ovviamente, e poi Dougherty sta lavorando a Godzilla 2. Orca madorca.
Godzilla 2 King of Monsters. E infine abbiamo Dan Harris. Beh, a quanto pare Dan Harris non ha fatto un cazzo. Dan Harris ha fatto X-Men 2, Superman Returns e X-Men Apocalisse. Ci hanno messo quattro persone a fare questo film, di cui lo stesso regista. Una cosa che voglio sottolineare perché mi piacque, le musiche sono di John Ottman, che ha fatto già I Soliti Sospetti, Biancaneve nella Foresta Nera, quello con Sigourney Weaver, X-Men 2, Gothica, Cellular, Fantastici 4 1, Superman Returns, Fantastici 4 2, Valkyrie, X-Men Giorni di un futuro passato, The Nice Guys. Le musiche di John Ottman e di Apocalisse sono spettacolari. Subito nell'MP3 ascoltate Superpower. Ora che abbiamo sparato tante cagate, possiamo dedicarci al succo del film. Perché Vespertini non è andato a vedere questo film giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 7 mesi fa? E improvvisamente addirittura lo ha visto a casa e lo ha rivalutato, cioè lo ha valutato talmente tanto da dovermi fare una recensione a 7 mesi di distanza. Sì, perché se avete visto il mio video One Piece incontra X-Men, avrete capito che in quel periodo, cioè a inizio dicembre praticamente, no, o comunque fine novembre, stavo rileggendo One Piece per aggiornarmi sugli ultimi sviluppi e al tempo stesso ho guardato Apocalisse, quindi le due cose sono avvenute, non dico la stessa sera, ma quasi. La storia di Apocalisse è lunghissima, è enorme. Quindi non starò qui a descrivere il personaggio di Apocalisse, che sicuramente conoscete anche meglio di me. Quindi, come faccio sempre, mi rifarò al film, a quello che ho visto nel film. Il film comincia, come finiva l'indizio, Giorni di un futuro passato, con un essere nell'antico Egitto, perché alieni uguale antico Egitto, lodato come divinità. Ma questo nel film sta avvenendo un processo di trasmigrazione. Praticamente il vecchio Apocalisse sta cercando un nuovo contenitore. Quindi ci viene fatto capire, io ho letto che grazie alla tecnologia dei celesti, ci viene fatto capire che Apocalisse può trasmigrare da un corpo all'altro ed essere tecnicamente immortale. Quindi ci fa capire che la figura di Apocalisse addirittura è più antica degli stessi egiziani. Ci viene fatto vedere però che alcuni egiziani, consapevoli che in realtà stanno lodando un essere pericoloso, un mostro, possiamo chiamarlo mostro? Non lo so, decidono di imprigionarlo nella stessa piramide dove lui stava trasmigrando in un nuovo corpo, che guarda caso è un certo Poe Dameron, ovvero Oscar Isaac. Quindi sì, Apocalisse è Oscar Isaac. Apparentemente gli egiziani ce la fanno a imprigionarlo per sempre sotto la piramide, per sempre fino agli anni 80. Gli anni 80, no, quelle stavo cantando Hathaway, ma non c'entra niente. What is love? Baby, quindi, oh, che caldo che fa la coperta, cazzo. Non starò qui a raccontarvi un film uscito 7 mesi fa, perciò voglio stringere e controstringere. Un film uscito 7 mesi fa, i rovinatori si sprecheranno, quindi dico, se non avete visto il film, spegnete. Negli anni 80, un gruppo di archeologi di minchia, i classici predatori di tombe, Tomb Raiders, risvegliano Apocalisse e Apocalisse si fa un bel viaggetto nell'Egitto, presumibilmente il Cairo di quei tempi, dei nostri tempi in effetti, gli anni 80. Apocalisse entra in contatto con una mutante egiziana, quindi africana in effetti, ed entra in contatto con una cosa molto pericolosa per noi, il televisore. Apocalisse entra in contatto con il televisore e ci fanno capire che Apocalisse ha delle capacità mentali, cinetiche, cinematografiche, insomma lui riesce a leggere la televisione. Incredibile, no?
come noi potremmo accedere a internet come se fossimo Ghost in the Shell, Apocalisse tocca la televisione e vede tutto e si informa e capisce che l'umanità è una bella merda e come dargli torto? Come dare torta ad Apocalisse? E quindi succede che ovviamente lui recluta i... I quattro cavalieri dell'Apocalisse per fare il culo a tutti. Vediamo che dopo gli eventi di 10 anni prima, quando Magneto stava... No, sì, Magneto e Mistica stavano quasi sparando a Nixon o a Peter Dinklage, o a tutti e due, le cose sono leggermente cambiate, ma non poi tanto. Eric si è trasferito in... Dov'è che si era trasferito? Di Omon in Polonia, da qualche parte di là, a lavorare in una fabbrica di metalli, siderurgica, quello che è, con una moglie e una bambina. Eric finalmente fa una figlia. Charles finalmente smette di fare l'emore incoglionito, va sulla sedia a rotelle, ma ha il cervello più grosso del mondo. Abbiamo ovviamente Hank McCoy che ancora gli fa da galoppino, secondo me Hank si fa inculare da Charles di notte, ne sono sicuro. Anche se è paralitico, secondo me Charles usa i poteri mentali per indurre il cervello di Hank a credere di essere penetrato analmente. Perché questa figura che gli corre dietro, si... basta, un lecchino. Hank McCoy è un lecchino. Poteva ancora essere simpatico in First Class. Ma qui è veramente un leccano proprio. Così, così. Scusatemi, sfogo personale, mi fa quasi schifo. È inutile la figura del giovane Hank McCoy, scusatemi. Abbiamo la cara Rose Byrne, o Byrne in teoria perché c'è la Y, che quando non fa Insidious 1, 2 e altre cose terrorizzanti fa Moira MacTaggert, un agente dell'FBI che vorrebbe trombarsi Charles, ma non c'è mai tempo, ragazzi. Fra una fine del mondo e l'altra non c'è mai tempo di... Senza maschera mi verrebbe meglio. Ovviamente abbiamo di nuovo Jennifer Lawrence, questa donna è dovunque, ma è sempre più gnocchi in ogni film che fa. E voi lo sapete che, numero uno, a Vespertini non piacciono le bionde, mai piaciute. Ma questo non vuol dire che se vedo una bella gnocca dico che non lo è solo perché è bionda. Jennifer Lawrence in X-Men Apocalisse è un pezzo di fregna che dovrebbe squagliare la scrivania adesso. C'è ovviamente il magnifico Michael Fassbender, che quasi quasi mi fa pena quest'uomo, che ormai, cioè, lo state distruggendo psicologicamente quest'uomo. Dategli qualche ruolo felice, qualche ruolo stupido. Basta Magneto, basta gioia mia. Ovviamente abbiamo una grandiosa Jean Grey, la bellissima Sophie Turner, poi abbiamo Olivia Munn che non sapevo che esistesse fino ad ora, ma è quella con le cosce divine che fa Psylocke, personaggio che mi è sempre piaciuto. Cosa succede? Succede che giustamente Apocalisse sta andando nel mondo, perché a quanto pare Apocalisse ha il potere di teletrasportarsi immediatamente dovunque, anche più persone, senza neanche toccarle, non come i teleporta. Apocalisse, sei accanto a lui decide che ora ce ne andiamo alle Maldive e siamo là. E quindi stanno da reclutare X-Men e X-Woman per tutto il mondo. Apocalisse viene a conoscenza dell'esistenza di Charles, probabilmente tramite non Tiberio, non Mysterio, Cerebro, che esiste un mutante con un cervello così. C'è gente che ha le palle così e gente che ha il cervello così. Se trovassimo qualcuno che le ha tutte e due sarebbe stupendo. Apocalisse vuole impossessarsi di Charles nel vero senso della parola. Oscar Isaac vuole trasmigrare dentro James McAvoy, dentro, dentro. Diciamo che gli X-Men non riescono a proteggere Charles e quindi Apocalisse lo prende e comincia la trasmigrazione. E ovviamente gli X-Men si riuniranno per salvare sia il mondo sia Charles, perché comunque uno con i poteri di Apocalisse e il cervello di Charles sarebbe probabilmente imbattibile nel vero senso della parola. Ci viene mostrato che Apocalisse non solo è indicato come il primo mutante, è stato esiliato perché aveva la pelle grigia e quindi era strano, e quindi è stato esiliato ed è stato tirato su da una tribù che lo ha cresciuto e gli ha fatto capire ad Apocalisse quando era ancora nuovo
umano, che soltanto i più forti, o meglio quelli che si adattano meglio. Perché la mutazione, caro Darwin, la mutazione non è tanto il più forte, ma il più adattato. Non sempre, ragazzi, quelli più forti sono quelli che si adattano meglio, ricordatelo. Ma quelli che si adattano meglio potrebbero diventare i più forti. Quindi il carissimo Apocalisse, ritenuto probabilmente il primo mutante della storia, ha delle capacità assurde, fra le quali quelle di aumentare, augment, quelle di aumentare i poteri degli X-Men stessi. Quindi lui va anche da Magneto a risvegliare i suoi poteri e a fargli comprendere che tutta la Terra, tutto il pianeta Terra contiene metalli. In effetti sì. E quindi, grazie al risveglio della forza, Eric riesce a manipolare l'intera Terra. Porca troia. Mi soffermo subito su una parte del film che mi ha scosso l'anima fin dentro. Ci viene mostrato che Eric, in un episodio successo in fabbrica, dove un montante, un caricabatterie, un montatore, un caricamontante stava crollando su un operaio, e lui muove la manina e lo salva, e lo salva. È stato visto. Il giorno dopo, la polizia del luogo va da Eric, gli prende la figlia, perché giustamente tu sai che c'è un mutante nel tuo paese, cosa fai? Come prima cosa gli rapisci la figlia, certo. In un momento di panico fra gli agenti, Eric e la moglie, a uno di loro parte una freccia che trafigge mamma e figlia. Guarda caso la bambina ha addosso la medaglietta con le foto dei nonni che gli ha dato Eric, e lui con quella medaglietta, che è di metallo, buca il collo a tutti i poliziotti. Dopo questa scena terribile, Eric grida verso il cielo: è questo che vuoi da me? Sapete, io mi soffermo, ragazzi, mi soffermo a lungo. Io ho visto questo film e quasi quasi ho pianto, perché la figura di Eric è una figura eternamente tormentata. Una buona volta che aveva potuto farsi una famiglia, la perde. Perde entrambe le persone che amava in un colpo solo. Quanto dolore può sopportare una persona sola? Quanto dolore puoi sopportare prima di esplodere, prima di soffrire, prima di distruggere tutto, prima di volerti suicidare? Quanto dolore una persona da sola è in grado di sostenere? I personaggi di Charles e di Eric sono due personaggi simmetrici, ma opposti. Vogliono la stessa cosa, ma la vogliono in modo diverso. Però Eric ha sofferto troppo. Eric è un ebreo a cui sono stati uccisi i genitori. Gli è stata distrutta la casa. Ha perso la sua infanzia. Probabilmente non ha avuto nemmeno un'adolescenza. Non ha mai amato qualcuno, né è mai stato amato, forse solo da mistica. E quando riesce a farsi una famiglia, gli viene tolta. E lui ritorna a fare l'unica cosa che sapeva fare: uccidere, odiare, odiare. La seconda scena dopo questa, che mi ha fatto venire i brividi, è quando Apocalisse porta Eric ad Auschwitz, risveglia i suoi poteri e gli fa distruggere tutto. E io lì ho pensato, ho detto: porca puttana! Io ho pensato: ragazzi, noi siamo fra meno di un mese, fra 10 giorni siamo nel 2017, e ancora i governi ce la menano con questa storia del non dimenticare. Non dimenticare, per non dimenticare, per non ripetere, perché i nostri figli devono sapere quali orrori sono successi. Perché? Perché? Perché io dovrei, da ebreo o da bambino, io dovrei voler vedere
delle casse, dei casermoni dove centinaia di ebrei venivano torturati, rapiti, violentati, derubati della dignità. Perché delle case del genere sono ancora in piedi? Per non dimenticare. Vaffanculo, io voglio dimenticare. Sapete, Vespertini è un amante della storia. Vespertini è stato a Istanbul. Vespertini andrà sulla muraglia cinese. Cazzo se ci andrò. Vespertini vuole andare in Thailandia dove ci sono i Buddha di 6 metri. Io voglio andare dovunque. Ma perché dovrei tenere in piedi dei posti dove si è consumato il male in tutte le sue forme? E badate bene, io non ce l'ho con Hitler, non ce l'ho con i nazisti, questo è un discorso che esula dalla politica, perché se noi ce ne andiamo un po' più in là, nei gulag russi, lì sì che ci divertiamo. Tutti ce l'hanno con Hitler, col Dux, ma voi avete idea com'era stare in Russia negli anni 50? Certo che non ce l'avete. Sapete, qualche anno fa un ragazzo, palesemente antifascista, ovviamente sputava sul fascismo italiano. Va bene, d'accordo, roba tua, fratello, non mi interessa. E io gli dissi: e per quanto riguarda il comunismo russo? E lui mi ha dato una risposta che l'ignoranza mi mangiava l'anima. Mi ha scritto: ma noi non abbiamo avuto il comunismo russo, noi abbiamo avuto il fascismo. Cioè, della serie, finché io non vedo che la mia merda è sul letto, la mia merda non è sul letto. Oh? Cioè, porca troia, quello che Stalin ha fatto ai russi è terrificante, terrificante. Ma noi non lo sappiamo. Noi avevamo Hitler, giusto? Giusto? È come i detti americani, no? Quello che è successo in Vietnam rimane in Vietnam. Gli americani nel Vietnam hanno fatto un porcile, ma era in Vietnam. Gli americani non farebbero mai del porcile a casa loro. È giusto? È certo che è giusto. Quindi quando vedo Eric rabbioso, furioso, triste, distrutto, che polverizza Auschwitz, io ero emozionatissimo, godevo e piangevo. Quanto dolore può tenere una sola persona prima di fare a pezzi tutto quanto? Ovviamente devi sfogarti comunque con qualcuno che se lo merita. Un'altra scena che mi ha fatto venire i brividi, e qua già siamo a tre, Vespertini è pieno di brividi stasera, mentre Charles usa Cerebro, Apocalisse entra dentro il cervello di Charles e convince, ovviamente tramite controllo mentale, tutte le nazioni a attivare gli arsenali nucleari e a lanciarli nello spazio. Questa azione di Apocalisse è molto interessante. Niente più ordigni, niente più macchine, niente più armi, ma senza interferenze politiche. Questa è una cosa molto, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto. Successivamente Apocalisse appunto si reca direttamente alla casa, cerca di prendere Charles e ce la fa, e quel coglione di Hank che costruisce un aereo con dei motori a razzo, a ordigno nucleare atomico, non sai che cosa, lo costruisce, cioè tu costruisci un aereo sotto una scuola. Diciamo che questa scelta, cioè, se non fosse arrivato Pietro, sarebbe successo un macello. Diciamo che questa scena del giovane Hank di costruire un aereo militare stealth sotto una scuola abitata, se la potevano risparmiare. Ovviamente gli studenti rimanenti vengono rapiti dal giovane Stryker e vengono portati nella base della diga, dove c'è un adorabile cameo di Hugh Jackman, l'arma X, che qui viene presa. Quarto brivido, proprio piccoli brividi. C'è una scena dove ovviamente Hugh Jackman si libera, esce e fa un massacro totale, cioè fa veramente un casino. Sembrava di vedere, avete presente quella scena del ninja di Metal Gear Solid 1, quando nel corridoio ci sono cadaveri, cose che volano? Diciamo che la scena di Wolverine che dove passa fa strage. Sta partendo la nave.
dove passa e fa strage, è stupenda. Questo film è davvero pieno di chicchette. Alla fine del film, come potete immaginare, l'unione degli X-Men, di Charles, di Magneto, di Jean soprattutto, che viene mostrata come questa cazzo di fenice indistruttibile, riescono a uccidere Apocalisse, e Apocalisse dice una parola molto particolare. Apocalisse dice questa frase prima di morire, dice tutto è rivelato, che si riferisse a Jean, che in un futuro avrebbe comunque minacciato l'intero mondo, forse, forse. Quinto ed ultimo brivido di questo film, quindi brivido numero uno, la morte della famiglia di Eric, brivido numero due, la distruzione di Auschwitz, brivido numero tre, gli ordigni distrutti. Brivido numero 4. Wolverine che fa una strage. Brivido numero 5. Quando Apocalisse e Charles, dentro la mente di Charles, hanno lo scontro. Lo scontro della mente. Se stai combattendo contro un essere che può manipolare la tua mente, come lo puoi combattere? Lo combatti dalla mente. Nessun Arnold, nessun Sylvester, nessun Lou Ferrigno, nessun Franco Columbo può salvarti dalla mente. Devi combattere dentro la mente. Lo scontro di mente fra Charles e Apocalisse è importantissimo e mi ricorda molto Dead Space 2. Dead Space 2, quando lui è il fantasma corrotto della moglie, che poi in realtà era lo spirito negativo del marchio che si era impossessato della moglie e parte della sua mente. Lo scontro della mente di Isaac Clarke. Il film Apocalisse è molto importante perché ci mostra l'ennesima divinità aliena egiziana. Questo Dio vecchio che si deve inserire nel nuovo e che innanzitutto si disfa della tecnologia, perché se arrivasse davvero qualcuno a distruggere la tecnologia umana ora, noi saremmo con le pezze al culo. Io vorrei farvi notare, ragazzi, che se qualcuno distruggesse ora la tecnologia, si ritornerebbe al telefono, forse al codice Morse. Ho finito le polpette. Così. C'è lo scontro della mente di Charles che perde i capelli perché Oscar Isaac è pelatino, Apocalisse è pelatino e lui doveva perderli. Quindi Charles Xavier, ora sappiamo come perde i capelli, perché qualche anno prima degli eventi di Rogue e di Wolverine e di Sabretooth, qualche anno prima Charles aveva sconfitto semplicemente Apocalisse. Ragazzi, da Vespertini è tutto. Io volevo dirvi che questi tre film, Batman contro Superman, Civil War, Apocalisse, tutti e tre nel 2016, l'anno in cui sono morte un casino di persone, l'anno della guerra, Francia, Germania, Aleppo, l'America che ha fatto salire Trump, ogni volta che ci penso mi vengono i brividi. Voi vi ricordate, ragazzi, avete scordato che il presidente americano per i prossimi 4 anni, se non 8, sarà Trump? Ve lo siete scordato? No, vero? Non ve lo siete scordato, vero? Quest'anno sono successe un macello di cose negative. Ma sono successe anche cose positive, perché se accendiamo il cervello, se accendiamo il cervello, capiremo che questo 2016 è servito per mostrarci il 2017. Perché la battaglia inizia adesso, ragazzi. Avete presente in Dark Souls quando finite il tutorial e c'è il messaggio del classico tipo che è arrivato prima di voi e c'è scritto: il vero scontro inizia adesso? Ragazzi, la lotta per la terra è iniziata ora. Anzi, fra poco, fra poco. Stiamo ancora preparando i popcorn. Batman, Capitan America, X-Men, Trump, Aleppo, aerei che cadono, tir che si schiantano contro i mercatini,
Gente che, non, che ha paura di andare in vacanza. Renzi, i soldi, la crisi, l'economia, la religione, gli alieni, tutto, ragazzi, tutto. Come dice Apocalisse, tutto è rivelato. Stiamo arrivando. E io sono pronto, quasi, quasi. Io sono quasi pronto. Spero che lo siate anche voi. Guardate X-Men Apocalisse non con l'occhio cinematografico, per piacere, ma con l'occhio da narratore. Guardate le tematiche di questo film e capirete perché a 7 mesi di distanza ne sto facendo la recensione. Un bacetto.